Ciao ragazzi! Oggi vi porto a scoprire la mia nuova scuola. La filosofia progettuale della nuova scuola media Mazzini di Pescara prevede la riduzione di consumo di suolo. Il fine, creare più spazi all'aperto possibili nell'ottica della condivisione. È prevista la realizzazione di un corridoio verde di collegamento tra via Regina Elena e viale Regina Margherita. Gli ambienti didattici sono altamente innovativi. Particolare attenzione è stata prestata all'acustica e all'illuminazione. C'è un progetto bellissimo e innovativo che ci darà la possibilità di avere una scuola all'avanguardia. Abbiamo scelto la ditta della Proger sia per la progettazione e poi vedremo anche per la realizzazione. Questo è un lavoro che dovrebbe iniziare i primi di settembre, in modo da dare la possibilità all'impresa che dovrà lavorare nell'arco di un anno e mezzo o due di avere la scuola nuova. La scuola, grazie anche alla creazione di spazi come la palestra da oltre 500 metri quadrati, diventa luogo di aggregazione, spazio di comunità, non più dunque un habitat a sé stante. Il progetto è finanziato principalmente attraverso la BEI e prevede un investimento da 6 milioni di euro. Saranno realizzate 12 classi per 316 studenti, 238 metri quadrati saranno riservati ad attività speciali. È previsto anche uno spazio da 40 metri quadrati dedicato interamente alla musica e poi ancora ci saranno luoghi per attività parascolastiche. Va da sé l'utilizzo di risorse rinnovabili. La nuova struttura si pone anche come esempio di ecosostenibilità. Sapete che sul tetto ci sono delle aiuole didattiche per coltivare piante e fiori? Uno spettacolo! Un'ultima cosa, ma la dico a bassa voce. Ogni giorno non vedo l'ora di venire a lezione. Ciao a tutti!